Indagare le problematiche del settore e definire le strategie per affrontare le sfide future sono gli obiettivi del convegno Giochi Legali promosso dall'AGSI, l'Associazione Gestori Scommesse Italia. Nell'aula consiliare di Via Verdi a Napoli ci si è concentrati in particolare sul come tutelare gli imprenditori e le loro attività. Nel corso del dibattito, temi centrali sono stati quindi quello della regolamentazione del comparto e del contrasto al gioco illegale, così da salvaguardare coloro che rispettano le regole e garantirgli un futuro sostenibile. Ad aprire i lavori il presidente dell'AGSI, Pasquale Chiacchio. Ci sono delle regole, le regole perché quando un imprenditore investe, cosa succede oggi? Rispettando, in Campania si rispetta 250 metri dai luoghi sensibili, nel rispettare queste distanze capita che nello stesso angolo apre un negozio di gioco dopo un po' aprono vari negozi di gioco. E abbiamo proposto, ecco, un rispetto di distanza tra negozi e negozi, altrimenti chi fa un investimento l'investimento viene polverizzato in poco tempo. Il nostro settore soffre molto in quanto le banche chiudono tutti i conti correnti delle nostre attività per motivi etici.